io e il mio compagno siamo arrivati per andare a fare la spesa, e scendendo dall'auto il mio compagno dice: ma hai sentito un pianto di un bambino? Scendendo dall'auto anch'io l'ho sentito, passando davanti a un'auto l'abbiamo risentito, abbiamo iniziato a guardare dentro le macchine, abbiamo visto questa con i vetri scuri e ho guardato bene dentro e c'era appunto la bambina che piangeva disperata sul suo seggiolino. Ci siamo subito attaccati ai vetri per cercare insomma di farle passare più aria, perché questa bambina aveva il sole che le sbatteva contro il viso ed era già rossa comunque, si vedeva sudata, spaventata. Il mio compagno è corso dentro a chiamare la vigilanza del Bennett, io nel mezzo ho chiamato subito le autorità. Sono arrivati i vigili del fuoco, subito dopo i carabinieri, subito dietro a loro l'ambulanza, poi è arrivata anche l'automedica con il pediatra. I vigili del fuoco con i loro strumenti hanno aperto subito la macchina, hanno subito idratato la bambina con un po' d'acqua, poi è arrivato il medico, le ha fatto un veloce controllo, poi se l'è presa in braccio subito per portarla nell'ambulanza a visitare. E dopo un tre quarti d'ora buoni è uscita la madre, che è arrivata con tutta calma con l'altro figlio, e si è messa a chiacchierare con questa signora in tedesco che sembrava non capire la situazione, e anche il carabiniere diceva: fate capire a questa signora che c'è la sua bambina dentro l'ambulanza. Non ha dato segni di meraviglia, ecco. Cioè, io da mamma, se fosse successo a me anche nel torto, pur sapendo di avendo lasciato volutamente la bambina nell'auto, sarei comunque corsa, perché lì è stato un fatto voluto, perché c'era i finestrini ma neanche un centimetro abbassati. Loro non sono appunto arrivati con meraviglia o con terrore, spavento, ecco, sono arrivati anzi con il fastidio di essere stati disturbati quasi. Era arrabbiato e scocciato, perché appunto gli era stata toccata la macchina. Io non capisco queste persone se guardino più l'auto o la vita della loro bambina.